Ciao ragazzi, come state oggi? So che vi starete chiedendo che cos'è questo casino infernale che è sulla mia scrivania, ma finalmente sono qui dopo un anno e passa, penso, per fare la mia tanto richiesta scrivania parte 2. Sì, ragazzi, il momento è arrivato e neanche io riesco a crederci veramente. Anzi, sono un pochino sotto shock dal fatto che stia accadendo davvero. Come potete vedere, non è più una scrivania, ma un magazzino, perché come al solito voglio farvi vedere com'è la mia scrivania tutti i giorni. E ormai è qualche settimana che è in questa condizione, perché lavorando non la uso mai. E quindi è diventato un posto dove appoggiare le cose che sono di fianco a me, perché di solito, come sapete, lì c'è il mio computer, quindi questo è quello che è di lato. Quindi vi faccio vedere un pochino velocemente quello che c'è abbandonato adesso sulla mia scrivania. Ed è già da penso una settimana circa che è in queste condizioni. Sposto tutto quando devo recensire, ovviamente, ma se no di solito figura così. Già, non imitatemi. In primo luogo, qui potete vedere due interessantissime cose che sono un pacchetto di fazzoletti aperto e un pacchetto di fazzoletti aperto quasi finito. Visto il periodo dell'anno, anche se ancora non fa molto freddo, devo ammettere, il mio naso inizia ad andare in quel paese. Ok, molto interessante. Poi abbiamo, come molti di voi avevano già notato, questo Zoom Zoom di Thor, che è uscito con gli Zoom Zoom Marvel, che non vi ho ancora recensito, ma di questa serie vi avverto che ho preso solo Thor. Molto carino, guardate anche qui il suo martello, che è qui abbandonato perché il mio cane è riuscito a rubarlo dal mio letto per circa 5 volte. E ogni volta che lo prendevo lo mettevo qui. Quindi, poverino, è veramente un supereroe perché è sopravvissuto alla cosa, un po' come Forbice quando Diana, che è il mio cane, l'ha rubato. Quindi niente, per questo è sulla mia scrivania da ormai tempo indefinito. Ma vi prometto, e soprattutto se lo volete, quindi come al solito scrivetelo nei commenti, di mostrarvi gli ultimi Zoom Zoom che sono usciti e si sono uniti alla mia fantastica collezione. Dico fantastica perché sono fissata con gli Zoom Zoom, mica peraltro. Comunque andiamo avanti. Qui, come potete vedere, ci sono i miei Digimon della Digicolle, che è Digi Collection. L'ultima volta che ho recensito un Digimon non ha avuto molto successo, quindi non li ho recensiti. Arrivano direttamente dal Giappone. E sono venduti in delle scatoline tipo blind bag e queste sono quelle che ho trovato per ora. Ma non c'è da disperare perché sulla sedia di fianco al computer, già eccolo lì, come potete vedere, ho le due scatole intere, quindi penso che li troverò tutti. Semplicemente non ho avuto il tempo per scartarli. Come vi ho già raccontato nello scorso video, sta uscendo un nuovo film di Digimon, eccetera, eccetera. Ovviamente non ho potuto farmi scappare questa collezione. Comunque, ecco, li sono abbandonati lì. Guardando questa parte della scrivania che è più incasinata, ho ricevuto da recensire e lo metterò nelle mie recensioni di Natale, perché ragazzi, anche se è novembre, manca un po' a Natale, magari volete farvi un'idea di che cosa è in vendita per Natale. Questa bellissima fashion spree degli Shopkins, che ancora non ho avuto modo di vedere benissimo, ma sembra fantastica, quindi non vedo l'ora di aprirla con voi. Ed è qui sulla mia scrivania abbandonata, mettiamola qui tra le altre cose. Non solo, ho ricevuto anche un sacco di Shopkins, non so se riuscite a vederli, sono in questa busta di diverso tipo, tra cui questo che è un cocktail, almeno credo sia un cocktail. Vabbè, ne ho veramente tantissimi qui dentro da recensire, quindi penso che farò due recensioni separate. E sono tutti qua dentro sciolti. È un peccato perché non ho i nomi, ma useremo la nostra nuova app degli Shopkins, che io non ho ancora scaricato, ma lo farò. Qui ho alcune delle ultime letterine che ho ricevuto da voi. Molte non ne ho ancora aperte, mentre alcune sì e sono pronte ad essere recensite. E quindi sono pronta per mostrarvele. Forse ora avrò un pochino più di tempo libero e potrò finalmente tornare a fare una. Qui ci sono invece delle cose di Disney infiniti. Questo è il diario di Gulliopi, cosa ci fa qui? Quindi, se sono fortunata, forse riuscirò a rifare una fan mail come si deve. Spero davvero di tornare ad avere più tempo, tornare a fare il mio giveaway, fare un Ask Ari il più decente, che comunque farò nonostante tutto. Ma non vi preoccupate, tornerò a dare più tempo a questo canale perché è quello che voglio fare veramente. Al massimo finirò sotto un ponte, ragazzi. Spero che qualcuno di voi mi dia qualcosa da mangiare se non avrò più un soldo. Ok, abbiamo un po' liberato la mia scrivania, così posso farvi vedere cosa c'è finalmente sullo sfondo. Bene, finalmente arriviamo alla parte della scrivania che tutti mi stavano chiedendo. Bene, qui c'è la parte dietro della mia scrivania e sto aspettando il 2016 con ansia perché ho una bellissima nuova agenda che, come potete vedere, è di Guerre Stellari, però è del 2016, quindi devo davvero aspettare che inizi. In realtà non vedo l'ora che inizi proprio per poterlo usare. C'è Darth Vader e dentro ci sono dei buoni dell'Esselunga, che poi non sono riuscita a prendere nessun pupazzo, volevo davvero tanto quello di Lola Bunny, ma non sono riuscita per il lavoro.
e dentro vedete c'è anche qualche scena dei film. Insomma, non vedo l'ora di poter iniziare la mia nuova agenda, io sono fissata con le agende, come sapete bene. Ma ora andiamo a vedere che cosa c'è sullo sfondo della mia scrivania. In realtà è molto cambiata dall'ultima volta, questo perché molte cose che ho recensito sono state spostate sullo sfondo, quindi c'è sempre più casino, come avrete notato. Qui c'è il mio basket con tutti gli Shopkins che ho recensito. Wow! Ecco, sono crollati tutti, fantastico, che ho recensito fino adesso. Questo che è pure ultralaro era anche crollato. Qui c'è uno dei Kitty Club, molti di voi mi avevano chiesto di recensirli e ne ho preso uno e ho fatto una blind bag weekend che poi non ho mai pubblicato perché l'ho trovata orribile quando l'ho rivista. Li ho trovati bellissimi, spero che escano presto delle nuove serie. Spero di poter fare un blind bag weekend come si deve, anche il più in fretta possibile. Per il resto penso che tutte queste cose ve le ricorderete. C'è questo che è un My Little Pony degli anni 80, all'epoca avevano i cutie mark da entrambe le parti ed era un po' come le blind bag, diciamo, che troviamo in questo periodo. Una volta erano così. Ho un bel po' di queste nuove Lego minifigure, che in realtà non sono più tante nuove, sono di qualche tempo fa, e queste sono quelle dedicate, diciamo, a Halloween o ai mostri. Questa è sicuramente la mia preferita in assoluto, ce ne sono un pochino qui in giro per la scrivania. C'è questa chiave argentata che ho trovato a casa di mia nonna. Io quando trovo queste cose mi emoziono sempre molto. Mia nonna purtroppo è venuta a mancare ormai qualche anno fa, ma prima che svuotassero casa sua ho trovato questa. Non so cosa apre, non so se è solo di bellezza o altro, ma a me le cose antiche affascinano molto, quindi la tengo qui. Chissà, magari servirà qualcosa un giorno, magari è magica, no, non credo, però in ogni modo lasciamola qui. Poi ho questo che è abbastanza nuovo, che è della Loot Crate ed è un antistress, e se conoscete la Blizzard sapete che è di Hearthstone, che è un videogioco, ed è un antistress abbastanza efficace, non lo uso mai, lo tengo solo perché sono estremamente nerd. Ho già ricevuto due Loot Crate e non ne ho recensite con voi, questo è sempre per mancanza di tempo, ma come ho già detto spero che adesso aumenti. Mettiamolo qui. Qui invece ho un pochino di Paw Patrol, questi sono quelli che potete trovare un pochino ovunque, questo è Sky. Poi ho sempre uno dei miei stand per bambole, molti di voi continuano a chiedermi dove li ho acquistati e vi dico, mi pare di averlo già detto però ve lo ridico, tanto io mi ripeto milioni di volte, li ho acquistati su Amazon per circa 50 centesimi l'uno. Vi consiglio di acquistarli comunque da Amazon o su eBay. Yeah. Passando alla parte centrale della mia scrivania, dove c'è più casino in assoluto, finalmente vi mostrerò una cosa. Questo Sylveon me l'ha regalata un amico giapponese quando doveva ancora uscire il gioco di Pokémon in cui lei sarebbe, o barra lui, sarebbe stato presente. E in originale, cioè in Giappone, Sylveon si chiama Nymphia. Qui sotto ha queste due cosine di metallo che riconoscono il caldo e il freddo, quindi se lo metti sulla mano, ora non so se funziona più perché è da parecchio che ce l'ho sullo sfondo della mia scrivania. Ora penso... Ah sì, funziona ancora? Il mio cane è terrorizzato, è scappato, anzi sta cercando di scappare perché la porta di camera mia è chiusa. Come potete vedere fa il suo verso. E a seconda di dove lo toccate, tipo qui, potete accarezzarlo. Ecco anche qui. Ed è molto carino e lo adoro, e non so se potete trovarlo più da qualche parte online perché è abbastanza vecchio. Quindi sì, ecco, per tutti quelli che me lo chiedevano. Un'altra cosa che molti di voi mi avevano chiesto e di recensire anche sono queste Monster High in vinile. Le ho prese da Target negli Stati Uniti. La prima che ho acquistato è stata ovviamente Gulia. Non ho intenzione di toglierle dalla scatola, le trovo bellissime dentro la loro scatola, quindi rimarranno sempre così. Anche per questo non posso farci una recensione molto dettagliata perché io le vedo sempre dentro la scatola. La prima che ho acquistato è Gulia, è consigliata dagli 8 anni in su perché diciamo che è una cosa più per collezionisti, e sul lato anche possiamo vedere il suo nome e diverse cose a tema Gulia, come i suoi occhiali. Qui potete vederla anche sul retro, potete vedere l'artwork della vinyl figure. Poi ho preso, come vi ho detto cantava, dopo un po' che non ne date più corda inizia a cercare la vostra attenzione, in ogni modo un po' inquietante. Questa è Frankie invece, anche lei è molto carina, mi piace che le scatole siano diverse per ogni ghoul, ogni mostra amica, come dicono qui in Italia. Oh, qui c'è anche la sua mano che se ne va in giro da sola. E qua c'è la sua artwork versione
vinile. In America costano 9 dollari e in Italia stanno uscendo e costano 19 euro. Sono molto carine e da collezione e le amo come sfondo della mia scrivania, quindi spero davvero di prenderne altri. Le acquisterò negli Stati Uniti per una questione di prezzo, ma anche perché... E quella che è rimasta è un pochino diversa dal solito, avrete notato. È Draculaura, ma è una versione speciale, proprio solo per collezionisti, perché come potete vedere non c'è la sua faccia stampata sopra, eccetera. Sopra ci sono stampate alcune cose che la rappresentano, qui ci sono delle labbra con i denti, poi ci sono dei pipistrelli, poi c'è scritto scary and cute, cioè spaventosa e carina, e insomma è un pochino astratta, ma adoro queste versioni astratte, ma sono un'esclusiva americana dello shop Target. Qui di lato potete vedere l'artwork della figure in vinile normale. E non c'è l'artwork come nelle altre del personaggio non in vinile. Invece troneggiava sulle mie Monster High questa piccola Sailor Jupiter. L'ho acquistata negli Stati Uniti e si poteva scegliere, questa è la prima serie, ne sono uscite altre, si poteva scegliere tra tutte le guerriere Sailor iniziali e tra Cibiusa e tra Sailor Moon per l'appunto. Io ho preso Sailor Jupiter perché Cibiusa me l'ha già presa un'amica in Giappone e me la deve spedire. Ed è aperta perché all'interno c'era questa caramella che pensavo sapesse di fragole, invece sapeva di menta e sono rimasta un po' disappointed. In ogni modo ve la faccio vedere perché l'ho aperta, quindi ok. All'interno c'è questo strap davvero super ben fatto con per l'appunto Sailor Jupiter, che come sapete è una delle mie preferite. È uno strap in realtà per i cellulari, oppure potete attaccarlo alla vostra borsa o dove volete. Io preferisco tenerlo in esposizione da collezione, quindi penso che la vedrete lì in alto sopra le Monster High in vinile per un bel po' di tempo. Qui sull'altro lato della mia scrivania, diciamo finale, abbiamo Therapy Vinyl Figure, che uso sempre quando recensisco altre vinyl figure di My Little Pony, e ne ho veramente tante da recensire al momento, ma sto cercando come al solito il momento buono, diciamo, per farlo. Ci sono i My Little Pony che ho trovato dentro gli ovetti Kinder, mi manca solo Pinkie Pie versione pony. Molti altri di voi hanno notato che sullo sfondo della mia scrivania c'è questa bellissima gattina che ho acquistato in Giappone e costa circa sui 60 euro, è più per collezionisti ovviamente, ed è la versione cappuccetto rosso, il vestito è fatto benissimo. Mi ero segnata a dirvi come si chiamava, ovviamente mi è svanito completamente dalla testa, ma lo scriverò sicuramente in descrizione, quindi guardateli, mi raccomando. Ce ne sono tante, ogni mese ne escono due diverse, c'è lei e la sua amica umana, sì, ha anche la coda, vedete? Che è un pochino rosa, e come potete vedere appena la mettete giù i suoi occhi si chiudono, potete anche cercare di fare l'occhiolino. Se volete potete anche cambiarle gli occhi, come potete vedere questa parte della testa è apribile, potete cambiarle gli occhi, infilargliene di nuovi, eccetera eccetera, però io preferisco tenerla così come l'ho trovata, anche perché mi piacciono ma non sono super fan, quindi la rimetto lì sullo sfondo della mia scrivania. In ogni modo mi piace molto. Chi si chiede chi è quella bambola lì in fondo che non ho mai recensito, è una Maya delle Pure Nemo. Non l'ho mai recensita, anche se vi avevo detto che l'avrei fatto, perché è veramente una bambola da collezionisti, è veramente molto difficile da recensire se non conoscete bene il mondo. Io non lo conosco abbastanza e quindi non me la sento di recensirla. Si chiama Maya perché hanno fatto tante bambole con questa faccia e tutte quelle che hanno questo mold di così, si chiamano Maya, ma la mia ha i capelli rosa e penso sia l'unica Maya a essere uscita così, e i vestiti li ho acquistati in Giappone, ma ne ha tantissimi insomma, e ne escono tantissime di Pure Nemo così. Se quindi volete saperne di più in generale ve lo lascio scritto anche in descrizione, ma si chiamano Pure Nemo, pure Nemo, è scritto così. Sopra la mia scrivania, come potete vedere, ho deciso di attaccare tantissime cose. Le ho attaccate principalmente quando mi sono trasferita in questa casa, quindi circa 10 anni fa. Le ho attaccate col Patafix, che pensavo fosse un buon alleato, invece non lo è, perché ora sembra che ho attaccato tantissime cicche al muro e sta iniziando a crollare tutto in maniera molto imbarazzante. In ogni modo, amo che la mia camera o comunque le mie cose siano molto colorate, quindi sì, sta iniziando a crollare un pochino tutto, non so se solo con me Patafix fa questa cosa o lo fa con tutti. Vi dirò di più, non voglio neanche sapere. E questo è più o meno tutto quello che c'è sulla mia scrivania al momento. Ormai è sempre più piena di cose che recensisco e che decido che devono rimanere qui. Sono felice di aver concluso questa parte della mia scrivania, e se cambierò casa, cosa che dovrebbe accadere, o comunque accadrà qualcosa di nuovo e quindi questa scrivania subirà
maggiore trasformazioni, non vi preoccupate, sarete i primi a saperlo. Speriamo non fra un anno e mezzo, come ho impiegato per fare la mia scrivania parte 2, che come potete vedere non è stata neanche particolarmente interessante. Ma spero di aver risposto alle vostre domande principali quando mi chiedevate alcune cose che erano qui presenti ma che non sapevate cosa fossero. Ci vediamo più tardi con una nuova recensione e, come vi ho già detto, inizierò a recensire alcune cose che potreste richiedere per Natale. Ci vediamo più tardi quindi e a dopo con una nuova recensione. Ciao!